Futuro e Libertà non può rinunciare alla sua identità, che è quella del manifesto dei valori, alla sua autonomia, alle sue proposte, alle sue critiche, soltanto perché adesso è invitato a dar vita ad un patto di legislatura. Dobbiamo onorare l'impegno, ci mancherebbe, ma l'impegno lo dobbiamo anche aggiornare, quello con gli elettori, in ragione della condizione del Paese, in ragione delle condizioni delle casse dello Stato, in ragione delle nuove emergenze, in ragione delle sfide che ci sono. Ed è altrettanto illusorio pensare che una forza politica come l'UDC, moderata, arrivi gaudente e dica: bene, Berlusconi ha fatto appello all'Unione dei Moderati, adesso anche noi sosteniamo il governo, adesso anche noi votiamo i provvedimenti. È una logica che non appartiene alla politica, se per politica si intende una concezione collegata per l'appunto a delle identità. È una logica che appartiene ad un'altra attività, che è quella mercantile. Vieni tu, così può anche andarsene l'altro, oppure stacci anche tu, ma se viene anche l'altro, insieme facciamo qualche cosa di più. Mi sembra che non ci sia alcuna possibilità, lo voglio dire chiaramente, non c'è alcuna possibilità di patto legislatura se non si è chiari su questi aspetti. Nuova agenda, nuovo programma, e per rendere possibile tutto ciò credo che il presidente Berlusconi debba mostrare il coraggio politico che in altri momenti ha mostrato, glielo dico con rispetto e senza alcuna ironia. Debba essere lui ad avere un colpo d'ala, deve essere lui, cari amici, a prendere la decisione di rassegnare le dimissioni, di salire al colle, di dichiarare che la crisi è aperta di fatto e avviare una fase in cui si salire al colle, rassegnare le dimissioni, avviare una fase in cui rapidamente si ridiscuta l'agenda, ridiscutere l'agenda, discutere il programma, verificare la natura della coalizione, verificare la composizione del governo. Ecco, se il presidente Berlusconi avrà questo coraggio, questa sarebbe davvero una bella svolta del predellino. Noi certamente non ci tireremo indietro, proprio in ragione di tutto quello che abbiamo detto e in ragione di quella che è la nostra identità. Se al contrario non ci sarà questo colpo d'ala, se il presidente Berlusconi sarà preda in qualche modo dei cattivi consiglieri, quanti cattivi consigli gli hanno dato in queste settimane, se prevarranno tutti coloro che dicono: quella di fine è una trappola, è una pistola spuntata, ma dov'hanno? Sono già divisi i falchi, le colombe. Beh, credo che chi ha ascoltato Bocchino, Urso, Viespoli abbia capito che qui non ci sono né falchi né colombe, lo dirò alla fine. C'è una comunità politica che discute, ma che ha chiarezza assoluta sugli obiettivi. Beh, se Berlusconi non darà ascolto ai cattivi consiglieri e avrà questo colpo d'ala, tutti si dovranno assumere le proprie responsabilità, noi non ci tireremo indietro. Se al contrario ciò non sarà, se in qualche modo prevarrà in lui quell'autoconsolatorio quanto fasullo: ma che problema c'è, va tutto bene, adesso ci penso io, adesso rilanciamo, in qualche settimana mettiamo tutte le cose a posto, beh, cari amici, è evidente che Ronchi, Urso, Menia, Bonfiglio non rimarranno un minuto in più in quel governo. E li ringrazio per quello che hanno fatto, dimostrando chiaramente che non c'è alcun tipo né di divisione né di attaccamento al potere.